Undicesimo turno del torneo di prima categoria Girone I. A Sala si affrontano i padroni di casa opposti all'Atletic Poggio. Entrambe le formazioni arrivano da un segno X in schedina, l'Atletic dal pareggio interno con il Roncofreddo in rimonta, mentre il Sala dallo 0-0 in quel di Riccione. Abita la gara Bucci Rossi della sezione di Ravenna. La gara si apre con un'azione di manovra da parte del Sala che porta alla conclusione finale Ferraro. Manuzzi risponde presente. L'Atletic Poggio risponde con questa incursione di Molari, palla al centro per Abidun che conclude a alto. Il Sala da calcio piazzato vede respinta la propria conclusione con il pallone che termina dalle parti di Zoffoli, conclusione da dimenticare per quest'ultimo. Abidun intanto si fa vedere con la sua classe attraversando al centro per la conclusione questa volta di Gambuti che risulta una semplice chiamata per Urbini. Il Sala ci prova nelle battute finali di prima frazione, lo scambio Zoffoli-Ferraro porta a tiro quest'ultimo con Manuzzi che blocca la conclusione in due tempi. Dall'altra parte il colpo di testa di Gambuti su assist proveniente dalla bandierina termina di un nulla a fondo campo. Squadra riposo sullo 0-0, nella ripresa la partita si accende, il Sala recrimina per una trattenuta in area di rigore su gamba corta, l'arbitro lascia proseguire. Il Sala prova a colpire allora direttamente a calcio piazzato, ma senza fortuna. In contropiede, Ferraro cerca la soluzione di pallonetto, ma viene chiuso in angolo. Prova e riprova, i padroni di casa ottengono questa volta il penalty con Milizzoni che viene atterrato in area di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso numero 10 che porta in vantaggio i suoi. 1-0 per il Sala, Atletic Poggio che non riesce comunque a replicare se non con questa punizione. Di Spagnoli con Abidun che di testa sfiora i gol del pareggio. Questa volta Urbini deve raccogliere invece una facile conclusione lenta a cura di Molari, ma dall'altra parte il Sala non perdona. Ferraro frana a terra dentro l'area di rigore, il pallone scorre sul piede di gamba corta che con freddezza sigla i 2-0 chiudendo i giochi. L'Atletic dalla bandierina dopo una mischia raccoglie la sfera e conclude debolmente compiacente. Nel finale Manuzzi vola a togliere Ragnatè dall'incrocio dei pali su questa punizione di Milizzoni, intervento da applausi. L'ultima occasione per bene da una battuta di Rota sventata in corner da Urbini. Con questo successo i padroni di casa balzano all'ottavo posto in graduatoria a quota 15 punti, pareggiando il numero delle sconfitte ottenute fino ad ora in campionato.